All'interno del nostro viaggio a Verona, la 46esima edizione del Vinitaly, incontriamo la cantina Frentana. Felice Di Biase, direttore commerciale, la vostra presenza qui a Verona. È una presenza ormai consolidata, perché questo per noi è il 12esimo Vinitaly che facciamo con un nostro stand. E è una vetrina ed è un'opportunità, una vetrina perché è importante esserci e promuovere i nostri vini, un'opportunità perché qui chiaramente passa tutto il mondo commerciale, fra virgolette, del vino, e quindi se non ci sei perdi sicuramente delle opportunità. Facemmo questa scelta alcuni anni fa, quella di dedicarci un po' di più al mondo dell'imbottigliato, e quando ti dedichi all'imbottigliato hai la necessità anche comunque di promuovere i tuoi prodotti, non solo attraverso viaggi dedicati verso gli importatori o i distributori, ma anche con questi mezzi che sono le fiere, dove l'opportunità non manca mai di trovare nuovi collaboratori, di avere nuovi contatti, di avere nuove opportunità. È una fiera del genere che è la più importante probabilmente in tutto il mondo, vitivinicolo. Una fiera del genere rappresenta sicuramente un'opportunità che non possiamo farci sfuggire. Ogni anno noi al Vinitaly abbiamo incontrato nuovi importatori, ogni anno abbiamo aumentato il nostro parco clienti attraverso questa fiera, quindi per noi il Vinitaly rappresenta sicuramente un punto di riferimento per la promozione e la vendita dei nostri prodotti. Ed è con noi anche Carlo Romanelli, presidente della cantina Frentana. Presidente, la vostra cantina in provincia di Chieti. Ma la nostra cantina in provincia di Chieti è la seconda cooperativa sorta in Abruzzo. La prima era Bomba, è Bomba, e noi praticamente, io sono presidente dal 1995, stiamo cercando nel mio reintegro nella cooperativa di migliorare, abbiamo puntato alla qualità e oggi, non che ci siamo riusciti, però ci siamo vicini, siamo presenti in diversi paesi nel mondo, con la bottiglia stiamo abbastanza presenti, stiamo raggiungendo degli obiettivi ottimali. Naturalmente dopo la qualità, naturalmente per migliorare ancora, per avere un valore aggiunto, bisogna collegarlo col nostro territorio, che è la cosa più importante, che noi abbiamo un territorio bellissimo e anche ricco, e bisogna aggiungerci questo valore che adesso stiamo cercando di evolverlo in modo diverso, a culturare la nostra base sociale e le zone limitrofe per valorizzarlo. Quello c'è bisogno per dare questo valore aggiunto. Noi abbiamo una costa dei Trabocchi che è bellissima, lo stiamo non sfruttando, però lo stiamo valorizzando. Abbiamo le nostre aree verdi che è bellissimo, abbiamo le nostre culture, la nostra cucina che è abruzzese, che è molto importante. Altro che devo dire pure, stiamo cercando di conservare praticamente il nostro territorio, salvaguardando specialmente quella parte della base sociale che ormai si è fatto un po' anziana, non c'è ricambio. Abbiamo cercato di creare una banca dei vigneti, cioè i soci che smettono praticamente, non hanno più la possibilità di lavorare, ce lo prendiamo noi il terreno e lo gestiamo noi, non solo salvaguardando il patrimonio della cantina sociale, della cantina, non tanto sociale, che non mi suona tanto bene, perché bisogna che la cantina sia gestita in modo come un'azienda privata, ma salvaguardiamo il territorio dagli eventi naturali, dalle piogge, acque, tutte queste cose qua. Quello, l'obiettivo che la cantina si propone adesso e nel futuro. Quello che mi sento orgoglioso di rappresentare è anche tutto lo staff della cantina sociale, che condividono e sposano con passione tutto il lavoro che stiamo facendo nella cantina.
Carmelita Ucci, responsabile vendite della Cantina Frentana, i vini più apprezzati qui a Verona alla 46esima edizione del Vinitaly. Diciamo che quest'anno abbiamo avuto la possibilità di presentare questo nuovo prodotto che è il pecorino spumantizzato e insomma ha riscosso un notevole successo. È un prodotto nuovo che è molto fresco e quindi riesce a trasmettere la freschezza dell'estate subito. Già da adesso. E poi apprezzati un po' tutti i nostri vini, a partire dai vini rossi come il Rubesto, che è la nostra bandiera, e per non parlare poi della linea Costa del Mulino, che comunque raccoglie quattro varianti, tra cui c'è il Cerasuolo, è sempre fresco per l'estate, e da accompagnare tranquillamente con tutte le pietanze. E poi c'è la Cococciola, il Pecorino e il Montepulciano, il classico Montepulciano. E diciamo che siamo veramente molto contenti perché c'è stata una bella risposta da parte del pubblico e speriamo insomma di continuare così. Abbiamo notato una numerosissima presenza femminile qui al Vinitaly. Tantissime, tantissime donne, e sono contenta di questo. Diciamo che ormai il Vinitaly non è solo per l'uomo che vuole provare il vino, ma adesso, oggi come oggi, il vino è apprezzato tantissimo dalle donne e mi fa molto piacere questo. E ci troviamo qui allo stand della Cantina Frentana con Gianni Pasquale, enologo da 16 anni di questa cantina. I vostri vini qui a Verona? Ma i nostri vini che presentiamo qui a Verona sono chiaramente i classici vini che si producono in Abruzzo, quindi sono Montepulciano, Cerasuolo, Trebbiano e Pecorino e Cococciola. Noi per la nostra zona teniamo particolarmente alla Cococciola perché è un vitigno che noi sentiamo particolarmente autoctono della nostra zona di Rocca San Giovanni ed è un vino su cui stiamo investendo tantissimo, sul miglioramento qualitativo ogni anno di più per fare qualcosa di veramente che possa far apprezzare questo vino dalla Cococciola ai consumatori. Però è chiaro che oggi le maggiori soddisfazioni derivano sempre dai vini che sono soddisfazioni parlo commerciali, dal Montepulciano e con un'impennata sempre maggiore in crescita dal Pecorino, che sono sicuramente i due vitigni che oggi danno più lustro a quello che è l'enologia abruzzese. La punta di diamante che presentate a questa manifestazione? Ma più che punta di diamante, diciamo che in questa manifestazione ci siamo concentrati un po' su due declinazioni del Pecorino, nel senso che noi crediamo che il Pecorino sia un vitigno splendido che si adatta a varie soluzioni e quindi quest'anno ne presentiamo un Pecorino del 2010 vinificato in macerazione con le bucce, quindi un vino un po' che vuole somigliare ai vini come si facevano una volta nelle case, quindi un po' più ricco di sostanze, un po' più di estratti, senza badare molto a questi aromi esasperati che possono anche sicuramente piacere, ma che in questo vino chiaramente vanno un po' più su un carattere maturo del vino e poi su una versione spumante che presentiamo quest'anno per la prima volta. Noi avevamo già una versione spumante sulla Cococciola, però quest'anno ci siamo un po' impegnati anche a presentare questa nuova versione di Pecorino spumante. Diciamo che sono queste le due principali novità per la Cantina Frentana per il Vinitaly 2012. E allora accostiamoci a queste nuove bollicine della Cantina Frentana con un ottimo brindisi. Con noi Regionino Fattore, agronomo di questa cantina, una cantina che si preoccupa di produrre vino, così come si preoccupa dell'ambiente.
Sì, la cantina da qualche anno ha sposato un po' la causa ambientale, la causa della sostenibilità, con alcune iniziative che riguardano innanzitutto la cantina possiede una piccola azienda viticola di circa 10 ettari e su quell'azienda ha introdotto il metodo di produzione di agricoltura biologica, quindi produciamo delle uve biologiche qui aziendali. Poi con il programma del PSR abbiamo anche fatto una struttura, la cantina ha fatto una struttura con il PSR, struttura fatta in legno e con una copertura con impianto fotovoltaico, quindi un approccio a quelle che sono le nuove fonti energetiche.